Finite le celebrazioni per gli Stati Uniti Open, Jannik Sinner torna in Italia. Il tennista è partito con un volo da New York ed è arrivato a Roma il 10 settembre. Una delle prime tappe sarà sicuramente Sesto Pusteria, la sua città natale, dove lo attende la zia malata, a cui ha dedicato il trofeo. «C'è sempre stata per me e non so per quanto tempo farà ancora parte della mia vita», ha detto commosso. Durante il volo da New York, Sinner ha incontrato Giulia Salemi, con la quale ha scattato un selfie che l'influencer ha poi condiviso sul suo profilo. Agli Stati Uniti Open, nel suo box erano presenti solo i coach di fiducia, Simone Vagnozzi e Darren Cahill, oltre alla fidanzata e collega Anna Kalinskaya. A breve, Sinner dovrebbe annunciare il suo nuovo preparatore atletico, Marco Panichi, che ha lavorato a lungo con Novak Djokovic. Panichi, romano, vanta un'esperienza di alto livello nel mondo del tennis, e Sinner ha deciso di puntare su di lui. Dopo un paio di settimane di riposo, il tennista tornerà in campo in Asia. Come da lui annunciato, parteciperà al China Open, che inizierà il 26 settembre. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.